Bene a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come sempre qui con voi ci sono io, SamSami02. Nello scorso episodio è accaduto questo. Parte Mounier, rete. Dusan basta. Pastore va a recuperare. Javier Pastore la mette dentro per Icardi! È un gol fantastico! Quello di Mauro Icardi! 1-0 per noi! 1-0 per noi! 1-0 per noi! Mohamed Salah! Salah! 2-0 Roma! Un 1-2 fantastico questo della Roma! Col capitano, finisce qui! Siamo in finale di Coppa Italia! Insigne può calciare! 1-0, gran gol di Insigne! Pastore! Reina! Diego! Perotti! Va a prendersi il pallone perché ha segnato il gol dell'1-1! Mario Rui mette ancora il cross, ancora De Rossi che fa 2-1, stavolta Reina non può nulla, 2-1 Roma. Dunque, vi ho rinfrescato la memoria, avete visto dallo shock contro il Bologna alla vittoria in Coppa con la Lazio alla vittoria con il Napoli in campionato, siamo tornati primi, siamo in finale di Coppa Italia, ci siamo presi un bel riscatto dopo essere stati eliminati dalla Champions, come avevo detto io all'inizio. Dunque, non perdiamoci in chiacchiere perché oggi sarà un episodio molto molto lungo. Dovremo giocare con Chievo, Atalanta e Genoa, assolutamente. Genoa, Atalanta e Chievo, scusate. Quindi non perdiamoci in chiacchiere perché dobbiamo finire il terzo ultimo episodio perché poi verrò a far video sulla demo di FIFA 17. Vediamoci subito in campo allo stadio Marassi di Genova. Stadio Marassi di Genova, 30 aprile 2016, Genova-Roma. Togliete Pierluigi Pardo e Stefano Nava perché ci sono io, SamSami02. Questa è la classifica, siamo di nuovo primi con una partita in meno rispetto a Napoli e Inter, non mi veniva la squadra anche se l'avevo letta, quindi scusate. Noi siamo il miglior attacco ma dobbiamo migliorare la difesa, che penso sia il Napoli la miglior difesa. Entrano in campo le squadre, inquadrato Francesco Totti, ormai come da anni, da 25 anni è l'eroe della Roma. Questa è la formazione del Genoa con la Manna, Burdisso, Izzo, De Maio, Suso, Valeri, Taxidis, Rincon, Laxalt, centrocampo, Matams e Pavoletti là davanti. Secondo me è una formazione da temere, o almeno da tenere d'occhio, non da temere. Però noi non siamo da meno, infatti ci schieriamo con Szczęsny, Florenzi, Manolas, Rudiger, Mario Rui, Strootman, Pastore, Herrera, Salah, Totti e El Shaarawy. Con queste immagini della formazione ci vediamo direttamente al calcio inizio. Si parte con la Roma in possesso di palla. Pastore verso El Shaarawy. El Shaarawy dentro. Totti! Francesco Totti ci riporta in vantaggio. Gol dell'1-0. Ci riporta in senso che ogni volta segna, quando gioca segna il gol del vantaggio. Quindi scusatemi per come sono esposto così, però l'importante è che stiamo vincendo 1-0 all'undicesimo e che il gol è del capitano che batte la Malna e fa 1-0 a Marassi, un campo non facile. Questo è l'importante. E arriva il 12° gol in campionato per Francesco Totti, che sale ad alta quota ormai, spero non si ritiri. Si riparte sull'1-0. Salah. Calcio di rigore! Non ha sentito il fischio, ma chi se ne frega, ha indicato il dischetto l'arbitro. Fallo di Rincon. Salah. Eh sì, è netto. Si è disinteressato completamente del pallone. Rigore per noi. Lo batte Francesco Totti. Parte Totti! Imprendibile questo rigore. 2-0 al 33°. Il capitano si porta a 13 in campionato e porta la Roma sul 2-0. Doppietta per lui. El Shaarawy dentro per Herrera che va da Totti calcia, e nemmeno in 45 minuti
per la precisione, 43-50, fa una tripletta Francesco Totti, che a tu per tu, di nuovo con la manna non sbaglia, che azione della Roma, gran contropiede, tiro di Totti, che gioca ormai a due tocchi, stop e tiro. 3-0, Totti, voglioso di andare avanti nella classifica marcatori, 14esimo gol in campionato, a meno 4 dei Cardi. Cerci, anche lui è un ex, Cerci dentro, Pavoletti, 3-1, che buco della Roma, ma un gol a partita almeno lo dobbiamo sempre prendere noi, giusto no? Perotti chiuso da Burdizzo, ma si chiude anche la partita, 3-0, decide il nostro capitano Francesco Totti, che poi è uscito per una standing ovation meritata, ma non solo, perché comunque non può reggere i 90 minuti. Finisce qui dunque, vediamo se inquadrano Totti che si va a prendere il pallone dall'arbitro. Intanto inquadrano lo spicchio di tifosi della Roma, ma eccolo qui il capitano giallorosso con la sua felpa, con la sotto la pioggia, si va a prendere il pallone dall'arbitro, che addirittura si congratula con lui. Ci vediamo subito in campo con l'Atalanta, senza passare al menu principale dopo il 3-1. Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta-Roma. Se non sbaglio è la 16esima giornata, sì, è la 16esima giornata di ritorno. Questa è la classifica con la Roma, che ha sempre una partita in meno da giocare col Torino, ecco perché non mi tornavano i calcoli, perché è stata rinviata quella col Torino, quindi questa dovrebbe essere la 17esima giornata. Giocatore da seguire è Pastore mentre le squadre entrano in campo, quindi stavo dicendo, abbiamo una partita in meno giocata, però siamo a più 4, anzi no scusate, a più 3 dalla seconda, quindi vincendo oggi saremmo a più 6, più diciamo in prospettiva 9 vincendo contro il Toro. Quindi Sportiello, Raimondi, Cherubin, Dimisti, Dramé, Derun, Carmona, D'Alessandro, Friuler e gli altri due li avete visti in grafica per l'Atalanta. Di nuovo fuori casa, questa è la Roma che si schiera con Szczęsny, Zappacosta, San Giusto, Zuma, Emerson. È una difesa un po' sballata, però serve per dar fiato agli altri. De Rossi, Pastore, Nainggolan, centrocampo titolare, Bernardeschi, Umar, Perotti. Debutto per Sadik, inquadrato Kevin Strootman, che non so perché ogni volta che giochi in panchina viene inquadrato. Comunque andiamo al calcio inizio mentre l'arbitro mette il pallone al centro. Si parte, attaccato da Perotti. Perotti gli porta via subito il pallone. Diego Perotti. Perotti dentro per Sadik. Sadik ci mette solo 2 minuti e mezzo per segnare il suo primo gol in Serie A e il suo primo gol in maglia giallorossa. Con caparbietà Perotti è andato a recuperare questo pallone, l'ha data per Sadik. Non era un pallone facile da controllare, l'ha messa, non dico giù, però se l'è alzata e ha calciato in una maniera magistrale dove Sportiello non può arrivare, di collo esterno la mette a fil di palo che viene toccato e si infila dentro. Il numero 97 segna il suo primo gol in Serie A dopo 3 minuti, dice la grafica, io dico 2 minuti e mezzo perché deve essere precisa questa cosa. Si riparte dall'1-0 per noi. Carlos Carmona dentro per Friuler. Friuler dentro, gol della merda di Peniglia, anzi no! Che cosa si è divorato? Meno male! Avevo già detto gol della merda di Peniglia, che non è avvenuto. E il destino ci vuole bene, lo ripeto, ci ha portato bene contro, non mi ricordo quale squadra, comunque in due episodi fa. Nainggolan dentro per Perotti! 2-0 per noi! 24 minuti, gran palla di Nainggolan per Diego Perotti, che segna il suo quarto gol in campionato. Il terzo lo aveva segnato al Napoli. Ha preso continuità col gol in questo girone di ritorno. Se non sbaglio li ha fatti tutti a 4 a ritorno, se non sbaglio. Se no ne ha fatti 2 andate e 2 a ritorno, diciamo così e non sbagliamo. 2-0 per noi. Piniglia, Zappacosta chiude. Pastore, dentro per Bernardeschi, non c'è nessuno, la mette comunque. C'è Perotti che fa 3-0. Era in ritardo Sadik, non è in ritardo Perotti, che capisce che il compagno non sarebbe mai arrivato. Allora fa il movimento a mezzaluna e segna a porta vuota. Rivediamo, palla di Pastore per Bernardeschi che la mette al punto giusto per Diego Perotti che anticipa.
Cristiano Raimondi e segna il gol del 3-0. Sempre tutto in 43 minuti come contro il Genoa. Diego Perotti si scatena e fa 3-0. Verso Icardi. Palla dentro per Bernardeschi, dentro Nainggolan, Nainggolan allarga, Florenzi! 4-0! Appena entrato Alessandro Florenzi, punisce Bergamo e punisce l'Atalanta. Icardi per De Rossi che dà un gran pallone per Florenzi! 5-0! Una doppietta in 75 minuti. La Roma non vinceva così tanto dal derby del 2000, no, da Roma-Catania 2000 e in aria. Dentro per Emerson, dentro per Icardi! Sportiello, ma finisce qui! Con questo brivido ancora per l'Atalanta, sotto i fischi del pubblico. Nerazzurro, la Roma vince 5-0. Siamo a 6 punti in più del Napoli. E penso che aritmeticamente, no, non abbiamo ancora la certezza aritmetica dello scudetto. Dunque, ci vediamo come prima direttamente in campo all'Olimpico contro il Chievo, sul 5-0 contro l'Atalanta. Dallo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Chievo, domenica alle 3. Togliete Pierluigi Parte e Stefano Nava perché qui ci sono io, SamSami02, a farvi la telecronaca di questo grande match. L'Inter ha vinto, il Napoli ha una partita in meno, quindi se vincerà sarà ancora più uno dall'Inter. Noi vincendo andremo a più 7 dall'Inter, quindi dalla seconda per ora. Quindi noi siamo il migliore attacco, l'Inter è il secondo insieme al Milan e poi c'è la Juve e il Napoli a seguire. Dobbiamo migliorare la difesa, anche se nella scorsa partita non abbiamo subito gol, ne abbiamo fatti addirittura 5. Le squadre sono entrate in campo e questa è la formazione. Szczęsny, Maicon, Manolas, Rudy Gardin, Strootman, Herrera, Pastore, Salah, Icardi e El Shaarawy. Un'altra formazione per vincere, un'altra difesa da provare. Qui i giocatori del Chievo stringono la mano agli arbitri e andremo a leggere la formazione loro. Seculun, Torosidis, Gamberini, Cesar Mattiello e la difesa loro a 4. Con Radovanovic davanti alla difesa, Castro e Mpoku i due esterni, Birsa trequartista dietro Inglese e Maggiorini. Su questa schermata della formazione del Chievo andiamo subito a giocare. Si parte col Chievo in possesso di palla, spero che facciamo bene questa partita. Colpo di testa Herrera, anticipare Inglese, arrestato a terra il messicano, attenzione. No, no Herrera no, mi aveva appena chiesto di giocare. Ho il ginocchio o la caviglia. Entra Raja Nainggolan a freddo così in casa della capolista. Qui cross al centro per Birsa, di Birsa verso Gamberini che sfiora il gol del vantaggio al 21esimo. Poco manda a vuoto, attenzione sono andati a vuoto tutti. Poco calcio di rigore per il Chievo, rigore per il Chievo e giallo per Strootman. Si infuoca la tifoseria giallo-blu, calcio di rigore, ma Poco. Mpoku, Szczęsny! Szczęsny! Para questo rigore, se la può ripartire. Vai Mohamed! Bravissimo Szczęsny che è volato sull'angolo dove Mpoku ha calciato il rigore. Pastore allora, allarga per Mohamed Salah che prova a calciare, Cesar mette fuori, Icardi. Nainggolan! Gol mangiato, gol subito! 1-0 Roma! Il gol è del ninja! Che tiro, destro secco all'angolino basso, forte, imprendibile. Rivediamo, Salah, cerca il tiro, Cesar lo rinvia, Icardi, va da Nainggolan che arriva rimorchio, che tiro di Raja, che tiro di Raja. Forte di collo esterno all'angolino. Ci porta in vantaggio sull'1-0 dopo il rigore parato da Szczęsny. Mpoku, meglio la punizione che il rigore di Mpoku. Birsa, dentro il tiro, Szczęsny, ancora corner, ultimi minuti,
Sale anche il portiere, sale anche Seculun. Un poco. Al centro vai Szczęsny, vai Szczęsny. Parti Maurito, parti Maurito. Oddio, oh mio Dio, vai Icardi, vai Icardi. Mauro, Icardi, 2-0. Che gol che ci hanno regalato. Icardi morto praticamente, il portiere gli fa scudo e segna. Non è che il portiere è corso in porta per difendere la porta, si è guardato Icardi, per fortuna nostra. 2-0, pratica chiusa. Finisce la partita. Brutta tegola, Herrera fuori, Herrera, scusate, 3 mesi, ma la cosa importante è che siamo a più 7. Ripeto, a più 7 dalla seconda e siamo aritmeticamente campioni d'Italia. Però voglio vedere alzare il titolo al capitano contro il Milan, no? Loro ci hanno alzato già 2 titoli in faccia e non gliene alziamo uno. Quindi il Milan è quarto, ma noi abbiamo prima la sfida contro il Torino, che giocheremo nel prossimo episodio insieme alla sfida in cui alzeremo il trofeo contro il Milan. Quindi è il momento dei saluti, iscrivetevi se non l'avete fatto in tanti, commentate, condividete e soprattutto spolliciate a manetta per questo episodio, ma poi spolliciate per continuare questa carriera o almeno il mercato della nuova stagione e vedere gli europei con l'Italia. Bella a tutti!